sera. Buonasera carissimi amici e amiche, benvenuti, benvenute. Appuntamento eccezionale questo sabato. Sì, ci vediamo nella versione serale. Come sempre vi accolgo con le note del nostro mantra e come sempre, ecco, attendo che qualcuno mi dia conferma che la diretta sia partita, ma vedo già i primi commenti e che vi vedete e mi sentite bene. Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao Rosy Rosy, ciao Roberta, Teresa, ciao Sonia, Clelia, ciao. Buonasera. Dicevo, eccezionalmente di sabato. Nello spazio che di solito è della nostra carissima Katia San. Ciao, ciao Viviana, ciao Maria, ciao. Così piano piano che vi aggiungete, grazie. Vi saluto e così ci godiamo un po' di mantra. Antonina, Maria, benvenute. Saremo insieme un'oretta questa sera. Una sera magica, una sera speciale che sono contenta di condividere con voi. Buonasera, buonasera a tutte. Continueremo il nostro viaggio nel mondo della divinazione. Ciao, quante siete? Ciao, ciao Valentina, ciao Claudio, ciao Palma, ciao Patrizia, ciao ciao. Allora, se avete la pazienza di aspettare, così ci salutiamo, ci raccontiamo, facciamo tutto. Io sono molto contenta di essere qui. Sì, ciao Mirella, ciao Luisa, ciao Silvia, Luana, ciao Anna Maria, carissima. Sì, è una serata speciale per tanti motivi. Ora un po' per volta ce li raccontiamo. Dicevo che continueremo il nostro viaggio e con la conoscenza di questo antico strumento di divinazione. Ok, Angela, ciao, buonasera, grazie Valentina, grazie, grazie. Beh, insomma, preparatevi perché magari, come abbiamo fatto nell'ultima live, qualcuno potrà venire in diretta con me a divinare. Sì. Un abbraccio a te Alexander, ciao Carmen, ciao Silvana. Benissimo. E allora, nell'ultima parte della nostra live vedremo di far arrivare qualche messaggio di crescita, di evoluzione, usando i 22 arcani.
così che, come suggerito dal nostro amatissimo Oswald Wirth, esperto, massimo esperto di esoterismo e di simbologia archetipica, e noi ci serviremo dei 22 arcani maggiori dei tarocchi per giocare insieme. E così vi saluto ancora, man mano che vi aggiungete. Edelweiss, buonasera, sono nuovissima. Benvenuta. Allora, spero spero che insomma ti sia di buona compagnia. Ciao Gianna, grazie, grazie, grazie. Buonasera, buonasera, buonasera. Siete tantissimi. Beh, insomma, stasera ho diciamo un grandissimo piacere di essere qui e occupando, come dicevo, uno spazio non mio, ma che sono felicissima di appunto prendere. Benvenute. Perché noi appunto continueremo a giocare insieme, ad allenarci, no? A esercitarci in questi giochi spirituali con i tarocchi. Tuttavia, faccio una precisazione: per usare questo antichissimo strumento, va bene, quindi non occorre soltanto allenarsi, ma anche conoscerlo, ok? Conoscerlo profondamente e quindi studiare, allenarsi alla comprensione dei simboli, no? Abbiamo parlato del linguaggio dei tarocchi come linguaggio dell'anima e quindi continueremo a farlo insieme. Intanto io vi saluto, aspetto ancora qualche altro minuto e poi partiamo. Buonasera Rita, è la prima volta che mi vedi? Allora, benvenuta. Ciao Katia, benvenuta, buonasera. Ciao Concetta, buonasera. Ciao Claudia. Ciao ciao, ciao Camille, Giovanna, benissimo. Allora, dicevo che per usare questo strumento divinatorio, i tarocchi appunto, che a differenza degli altri strumenti, no? Ci preparano alla divinazione in un modo particolare, no? In modo metodico e sicuro. È necessario, come vi stavo già dicendo, studiarli con coscienza e anche con perseveranza. Quindi occorre essere costanti nello studio dei tarocchi. Non basta una conoscenza superficiale del simbolismo delle 22 lame, ma appunto va praticato l'esercizio, va allenata l'immaginazione, no? Che è sorella della ragione. Bella questa definizione dell'immaginazione sorella della ragione. È veramente interessante, non credete? Ciao Alessandra, benvenuta. Ciao Nadia, vi saluto ancora man mano che vi aggiungete. Ciao, grazie di essere qui con me, con noi a diciamo divinare, a divertirci, a conoscere sempre di più questo mondo. Così introdotto, insomma, più o meno il tema della serata, della nostra serata, io rinnovo il benvenuto a tutte quante voi e tutti quanti, man mano che vi aggiungete. Anche chi mi ha detto che mi vedrà in differita perché lavora di sabato sera, nonostante la situazione insomma in cui ci troviamo e così. Quindi vi chiedo se avete con voi il mazzo di tarocchi e anche quale, vi chiedo anche quale mazzo avete scelto per allenarvi questa sera con me. Ok? Per tutte le amiche e gli amici che mi hanno chiesto delle domande o che mi stanno facendo delle domande, io diciamo, vi voglio
vi voglio dire semplicemente che sono qui non per rispondere come canonicamente fanno altre relatrici di questo gruppo con le loro domande con i tarocchi, ma sono qui per giocare insieme, per conoscere e magari per aiutarvi a divinare, va bene? Quindi magari più tardi ci sarà tempo per sperimentare qualcosa insieme. Ok, buonasera Laura, è anche per te la prima volta? Benissimo, quindi benvenuta. Bene, 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 grazie. Avevo chiesto quindi di scaldare i vostri mazzi di tarocchi. Io ne ho qui solo 5 mazzi questa sera sul mio tavolo. E quindi perché ho necessità di farvi vedere delle cose, per cui vado. Vado, quindi non mi avete detto ancora, scrivetemi quale mazzo avete scelto per allenarvi. E quindi entriamo così nell'argomento diretto della serata, iniziando proprio dalla nostra data. Oggi, 27 marzo, siamo in un giorno particolare. Come vi ho detto, sono molto felice di essere qui questa sera perché è un giorno particolare. Intanto siamo alla vigilia delle palme e quindi un giorno importante, domani sarà un giorno importante, un giorno che poi ci aprirà alla Settimana Santa e ai riti della Settimana Santa. E noi settimana prossima ci vedremo ancora il mercoledì e anche domenica sera di Pasqua per degli appuntamenti sulla spiritualità, quindi è un giorno questo importante che apre appunto la strada a una settimana molto particolare. Siamo anche in un giorno energeticamente molto forte, molto importante, perché lo diceva qualcuno prima, siamo alla vigilia di luna piena, della prima luna piena della primavera, ok? Quindi ha un bellissimo, diciamo, un bellissimo impatto. E non vi parlerò ovviamente degli effetti della luna piena, io ce l'ho qui alle mie spalle ed è veramente meravigliosa questa sera. Domani sarà piena in bilancia, che è tra l'altro anche il mio segno zodiacale, e quindi diciamo è una giornata molto così, magari potete già aver sentito le energie un po' sparate, no? Tra virgolette, passatemi questo termine, delle energie veramente di accelerazione. Di solito per me è così in prossimità della luna piena. Comunque, questa data di oggi, ecco, quindi 27 marzo 2021, porta una vibrazione particolare numerologica, porta la vibrazione numerologica archetipale del 17, arcano della stella, ok, dei tarocchi. Quindi partiamo da qui e ve la mostro nella sua, diciamo, versione lessicale singolare, la stella anziché le stelle, come vi farò vedere. Partiamo subito a bomba, ecco, diciamo così, con questo, con l'arcano 17, ve lo mostro dal mio splendido mazzo di tarocchi Visconti Modrone. Eccolo qui, eccola, guardate che bella, ve la voglio mostrare, voglio che per un po' stia così sullo schermo, perché e a parte che è bellissima, e poi mi sembra questa una perfetta sincronicità con gli argomenti che di solito porta la nostra carissima Katia San, legati alle Pleiadi appunto e ai messaggi dei Pleiadiani. E questo era lo spazio in cui di solito la nostra carissima Katia San ci delizia con i suoi bellissimi messaggi, no? Le Pleiadi, sapete che sono un gruppo di stelle conosciutissime, e sono 7, e
stasera partiamo da qui. Le stelle, intanto vi mostro questo arcano, ve lo descrivo brevemente. E sono, c'è qualcuno che dice che si sente basso. Io provo ad alzare al massimo il mio volume di voce, abbasso un po' magari la musica del mantra. Quindi bene, dicevo che vi mostro la stella nella versione appunto lessicale al singolare. Descrive, raffigura, rappresenta, come vedete, una donna che appare sotto la volta celeste nell'atto di indicare con una mano il cielo, in cui risplende, come vedete, una grande stella dorata. Vedete che bella, circondata questa stella dorata da tante altre più piccole stelle, più piccole, sempre dello stesso colore, dorate. Guardate il manto azzurro della donna, che è ornato anch'esso di stelle. Ricordate quando abbiamo parlato dei colori dei colori nei tarocchi, abbiamo parlato dell'azzurro, del blu come il colore spirituale per eccellenza. E quindi il manto azzurro della donna è ornato anch'esso di stelle, a significare che ciò che è in alto si ritrova anche in basso, secondo quelli che sono i dettami della tavola smeraldina, attribuita al mitico Ermete Trismegisto. Quindi secondo quel detto, insomma, come in basso così in alto, il quod est superius est sicut quod est inferius. E questo, la cosa più importante, quello che risulta davvero bellissima e che, diciamo, ha grande interesse, è appunto la stella, no? Con le otto punte. La stella con le otto punte, e perché questo numero è messo in relazione all'ottavo giorno dall'inizio della creazione, e è il momento in cui l'universo prese vita, e quindi prese vita nella sua totalità, no? Dopo il riposo di Dio nel settimo giorno. Quindi è veramente un numero importante, questo, il numero 8. Infatti tanti battisteri cattolici, della chiesa cristiana, insomma, cattolica, i battisteri sono proprio di forma ottagonale, perché sono, indicano la pienezza di vita che si ottiene appunto attraverso l'acqua del battesimo. Quindi il numero 8 ritorna come proprio numero del giorno in cui, dopo la creazione, tutto prese vita. Bellissimo. E quindi io non mi stancherei mai di guardarla, questa lama, che è veramente meravigliosa, no? Perché vi dicevo che le stelle, anche nella versione, vedete, nella versione invece di Oswald Hird, poi dopo ne parleremo, questi sono i Marsiglia, invece, le stelle di Marsiglia. La donna, a differenza della stella dei Visconti Modrone, la donna è invece denudata e in posizione inginocchiata, tipica dell'iniziazione dei cavalieri. È una donna denudata perché è la donna che arriva a mostrarsi nella sua vera essenza. Quindi dicevo che le stelle sono molto molto importanti. Le stelle sono sempre state un grande alleato dell'uomo. Infatti l'uomo, pur non comprendendone appieno i misteri, no, ha da sempre visto nelle stelle dei segnali importanti per il suo futuro e per la sua vita. Quindi, così, seguendo il moto dei corpi celesti, l'uomo ha sempre cercato di interpretare, no, il linguaggio parlato dalle divinità che volevano guidare la sua condotta. Quindi questa carta, ripeto, rappresenta proprio la speranza,
la speranza di non essere soli lungo il cammino, ma di trovare sempre degli appoggi che arrivano dall'alto, no? E così, seguendo anche queste indicazioni, si è in grado di trovare il proprio posto nel mondo e la missione da adempiere. E ora vi chiedo, visto che oggi abbiamo come frequenza numerologica archetipale, no, dei tarocchi il 17, e voi avete trovato il vostro posto nel mondo? Bella domanda, vero? Le stelle quindi rappresentano la guida spirituale, la guida spirituale di ogni uomo, no? Siamo qui in un gruppo dove ovviamente siamo permeati dalle energie del mondo spirituale, che non finirò mai di ringraziare, che ringrazio in ogni momento, insomma. E le stelle sono sempre la speranza che ciascuno di noi ha lassù, una buona stella, insomma, che lo guida, che illumina il suo cammino. Il 17 è anche un giorno importante perché secondo la Kabbalah anche ha un valore molto fortunato, a differenza dei romani, che vedevano nel 17 un numero estremamente nefasto, no? Assume un significato esoterico di grande importanza, di 17, un significato di profonda saggezza e di ricerca della verità, no? Essendo composto dal numero 1, che è la potenza assoluta, e dal numero 7, che invece richiama la conoscenza e la sapienza. Quindi, intanto, quindi le stelle, dicevamo, come energia archetipale della giornata, le stelle che ci invitano, o la stella che ci invita a non abbandonare la speranza, che ci dice che stiamo percorrendo il giusto sentiero, la via giusta, no? E che il cielo appunto ci assiste. Oppure la stella ci può anche indicare che dobbiamo attendere un momento più favorevole per dare inizio a qualsiasi tipo di affare o programma o progetto, no? Che bisogna attendere il tempo divino. Quindi la stella ha sempre un messaggio di fiducia, ma anche di invitare ad attendere il tempo giusto. Quindi ci siamo lasciati nell'ultima live con l'importanza dei colori, come vi avevo detto, e l'approfondimento dei colori nei tarocchi è molto importante. Abbiamo già parlato appunto dell'azzurro, del blu, del giallo, del rosso e del bianco, ne parleremo oggi. Allora, intanto mi fermo un attimo perché c'è qualcuno che faceva delle domande. Buonasera, vi chiedo se, vediamo se mi avete risposto alla domanda, se avete trovato il vostro posto nel mondo. Sonia dice: sono sempre alla ricerca del mio posto. Ok, bene, non l'hai ancora trovato, presumo. Ciao Antonella, buonasera. Buonasera a tutte, ecco qua. Alessandra, non è un corso di tarocchi, è un viaggio nel mondo dei tarocchi per conoscere questo antico strumento di divinazione e per fare degli esercizi di divinazione insieme. Quindi dicevo che avevamo guardato i colori e questa sera ci concentriamo sul rosso. Guardiamo un po' il significato del rosso nei tarocchi. Il rosso è il colore del fuoco, appunto, legato all'elemento, più che del colore del fuoco, legato all'elemento del fuoco. Indica l'azione, indica la passione, la volontà, insomma, simboleggia il colore del sangue e se si presenta in eccesso, no? Come ad esempio nel tarocco del diavolo, sta a significare pericolo e violenza. Il nero, abbiamo già visto che compare in numerosi tarocchi, tipo la morte, il diavolo, è un colore particolare, il colore del non essere,
il colore della nigredo, se dobbiamo fare riferimento a quel processo insomma alchemico di morte intesa come dissoluzione di tutto ciò che è superfluo. Quindi è un colore diciamo importante, il nero non è presente in tanti. Il giallo indica indica la forza, indica la gioventù, il colore degli dèi, perché quando prende le sembianze dell'oro, no? Immaginiamo le corone le corone di scettri di re, imperatore, imperatrice, insomma, indica proprio l'attributo della potenza divina, e chi indossa questo colore è mandato proprio dal divino. Quindi sulla terra il giallo trionfa in estate, è un colore, insomma, è il colore delle spighe mature, è insomma un colore che dà proprio l'idea della forza e della potenza. Per quanto riguarda invece il bianco, bianco è anche un colore molto molto interessante. Il bianco è nei tarocchi di Marsiglia, per esempio, lo troviamo nello sfondo di tutte le carte, no? Vi avevo fatto vedere prima, questi sono i Marsiglia di Jodorowsky, quindi il bianco è in tutte le carte come sfondo. Nei Rider Waite compare il bianco solo nello sfondo di alcuni tarocchi. Quindi nei tarocchi invece di Oswald Wirt, che adesso ci apprestiamo a guardare, compare in diverse carte. Comunque il bianco è diciamo il colore della grazia, il colore della purezza, il colore della rivelazione che diciamo acuisce un po' l'intelletto, è il colore dell'integrità, il bianco è il colore dell'essere, mentre il nero è il colore del non essere, il bianco è il colore dell'essere, è il colore della luce. Scusate, bevo un goccino d'acqua. Ecco, dicevo, quindi parlavamo del bianco, e quindi è il colore diciamo legato alla, sì, è proprio all'essenza, alla purezza. Lo troviamo per esempio nel giglio dell'imperatrice, lo troviamo nelle nuvole della carta del mondo, insomma. Per i Celti, ad esempio, il bianco era anche il colore riservato ai druidi. Infatti, i druidi vestivano di bianco nelle loro, insomma, i druidi sacerdoti, insomma, era il bianco, era riservato alla classe sacerdotale. Insomma, questo per dirvi che tutto il simbolismo contenuto nei tarocchi di ciascuna delle 22 carte è giustificato fino al minimo particolare. Fino al minimo particolare, tanto che noi possiamo assolutamente far dire insomma ai tarocchi da dove veniamo, che cosa siamo, chi siamo e dove andiamo, insomma. Quindi si parte effettivamente dall'unità del bagatto, no? Come viaggio, per giungere a quella unità rigorosa ma senza limiti proprio del motto, dove la ragione prende il posto, insomma cede il posto a tutto ciò che non è intellegibile, tutto ciò che è infinito, tutto ciò che è vitalità, energia pura, insomma. Poi guarderemo con maggiore approfondimento il viaggio iniziatico secondo i tarocchi, insomma, anche nella filosofia ermetica, perché guardate, è veramente molto 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 interessante guardare questa, diciamo, evoluzione, che poi è l'evoluzione del nostro grado di consapevolezza in questo bellissimo viaggio che è chiamato vita. E quindi dicevo, abbiamo visto insieme un po', abbiamo parlato dei colori, perché appunto ci danno già una prima indicazione di massima, ma adesso diciamo entriamo un po' più nel vivo. Abbiamo parlato nelle nostre scorse live, chi era collegato con noi avrà sicuramente giocato al calcolo del proprio arcano di nascita,
abbiamo calcolato l'arcano di nascita, l'arcano ombra, quindi il tarocco nascita e il tarocco ombra, e abbiamo anche calcolato l'arcano personale di crescita per il 2021. Quindi lo avete calcolato tutti, vi siete diciamo deliziate in questo calcolo, sapete tutti a quale diciamo arcano più o meno fa riferimento la vostra personalità, della data di nascita lo possiamo calcolare. Vi ricordo che per calcolarlo dovete sommare tutte le cifre del vostro anno, della vostra data di nascita, e poi guardare appunto nella somma che cosa viene fuori. Cerchiamo allora insieme di esercitarci, di divinare. Allora, per chi non, ancora non avesse calcolato il proprio tarocco nascita, arcano nascita e ombra, non ha che da scrivere la data di nascita qui e insieme lo calcoliamo. Ok? Va bene. Eccoci. Allora, cerchiamo di fare qualche esercizio, anche se magari non abbiamo iniziato a guardare le singole lame, che è un viaggio che faremo, un approfondimento, anzi, che faremo dalla prossima live, non di questo mercoledì, ma del mese di aprile. E intanto stiamo un po' insieme, vediamo di calcolare per qualche nostra amica che non era con noi nelle volte scorse, il proprio arcano nascita, il proprio arcano, ecco, ombra. Allora, andiamo con, ecco, Rosy Rosy mi ha detto che era appena arrivata, quindi Rosy Rosy 28/9/1962. E allora, io ho bisogno della calcolatrice, però dovresti fare, guarda, potresti fare tu il calcolo, va bene? Quindi potresti insomma, dovresti addizionare tutte le cifre della tua data di nascita, 2 più 8 più 9, eccetera, eccetera, e vedere cosa viene fuori. Perché potrei farlo io, però dovrei stare con la calcolatrice a insomma, fare i calcoli, invece fatelo voi e io poi vi dico a quale arcano corrisponde, va bene, il vostro tarocco nascita, il vostro tarocco ombra. Quindi per Camille è semplice, perché 2 marzo, già 2 più 3 fa 5, più 10, 15, più 74, 15 più 74, Camille, dovresti fare. Vediamo, diamo un po' i numeri questa sera, Germana, allora sono un 9, allora se hai fatto bene i calcoli, se sei un 9, sei come arcano nascita, perché abbiamo anche da calcolare il tarocco ombra, che è tutta quella parte ombra della nostra, diciamo, personalità, quella zona da integrare, quell'ombra da integrare, e che poi una volta integrata e accettata ci porta verso la evoluzione. Ok. Ma ragazze, scusate, fate per favore voi i calcoli, perché altrimenti non ce ne usciamo. Allora, Anna Maria Squè dice la mia somma è 9. Ok, Anna Maria, allora tu sei nata il 31 marzo, questo me lo ricordo perché tra poco è il tuo compleanno, e quindi devi sommare le cifre. Allora, se sei l'arcano 9, appunto, dicevo prima, sei l'eremita. Lo prendo così ve lo faccio vedere. Anna Maria, e per tutti quelli che sono arcano 9, ecco qua l'eremita. Anna Maria, sicuramente hai una personalità che non disdegna di stare con sé, tra sé, con sé, tra sé e sé. Sei sicuramente una personalità che ama, insomma, l'introspezione. Sei una persona che fa buon uso di tutta l'esperienza che hai fatto,
quindi che guarda insomma al passato proprio come periodo della propria vita che può portare tanto insegnamento. Infatti, diciamo proprio l'eremita ha nelle sue mani una lanterna, no? Proprio a indicare la, diciamo, colui che illumina insomma il percorso. L'eremita è come se procedesse in avanti camminando indietro perché tiene conto dell'esperienza fatta. E anche mi viene da dire, cioè, ed è anche l'eremita, è una persona che può essere una buona guida spirituale. Ok? Penso che ci sia alla grande con la tua personalità, Anna Maria, e tutti quelli che hanno il 9. Va bene. Allora, invece, ecco, vediamo un po'. Vediamo un po'. Invece chi ha, ecco, letto un 7, così guardiamo anche il 7, è il carro. Ecco qua. Beh, chi ha come tarocco nascita un 7 è sicuramente una persona che ama viaggiare, è una persona che ama anche stare diciamo in pubblico, no? Farsi vedere, mettersi un attimo in vista, no? Infatti, diciamo, il tarocco 7, il carro, indica anche come professione, secondo insomma la tesi di Jodorowsky, anche l'attore teatrale, cinematografico, perché infatti sembra che stia proprio in una cornice teatrale. Quindi è una persona che ama, insomma, intanto muoversi, viaggiare proprio, ma anche sicuramente farsi vedere, mettersi in mostra, perché ha delle buone capacità di, diciamo, ha un bel carisma, ecco, diciamo così. Va bene, quindi Silvana, Ceraulo che mi ha detto che è un 7, va bene, è l'arcano del carro. Indica anche una persona che vuole comunque trionfare, che vuole vincere, una persona che ama le sfide e che va sempre, insomma, avanti, va diritta all'obiettivo. Ecco. Ancora. Beh, ma quante siete? Benissimo. Benissimo. Sì, fino al 22, giusto, perché noi abbiamo il 22 che è l'arcano del matto. Ma adesso invece calcoliamoci velocemente l'arcano legato al proprio anno, all'anno diciamo in corso, al 2021. L'anno, qual è l'arcano della crescita personale per quest'anno? E poi andiamo con due stese. Vi voglio far giocare, allenarvi, allenandoci alla divinazione con due stese. Quindi calcoliamo praticamente il nostro arcano di crescita personale per quest'anno, guardando solo al giorno e al mese e aggiungendo il 2021 che diciamo già sommato fa 5, ok? Quindi prendo un esempio a caso, ecco, diciamo Anna Maria Squeri che ha 31 marzo, quindi 3 più 1 4 più 3 di marzo fa 7 più 5 12. Anna Maria, il tuo tarocco, il tuo arcano della crescita personale per quest'anno è l'appeso. Ok, è l'appeso, c'è cioè un arcano, te lo faccio vedere, che sicuramente, diciamo, ecco, è un arcano a doppia valenza. E sicuramente è un anno, questo sarà un anno per te, Anna Maria, dal 31 marzo in poi, che sarà il tuo compleanno, è un anno che ti vedrà diciamo molto introiettata nella via nella cosiddetta via dell'umido. Sarai molto tuffata sì, tuffata nel tuo mondo interiore.
E questa è la posizione, vero, di chi è un po' fermo, un po' bloccato. L'arcano 12 è l'appeso a testa in giù, no? Come vedi, bloccato mani e piedi, però fondamentalmente è quella posizione che gli consente di approfondire, di interiorizzare, di andare a sperimentare una via diversa e così di guardare le cose da un'altra prospettiva. Sì. Guarderai in questo anno le cose sicuramente da un'ulteriore diversa prospettiva rispetto a quello che fino adesso hai potuto fare. Allora, vediamo un po'. Arcano crescita. Arcano della crescita di quest'anno 22. Allora, per Germana 22 è il matto. Quindi, cara Germana, cosa ti dice questo anno 2021? Dice che devi iniziare una nuova avventura, che devi partire, devi lasciarti tutto alle spalle e devi iniziare una nuova avventura, proprio come il matto che con il suo fagotto, te lo faccio vedere l'arcano per la nostra amica. Ecco qua, ecco dove sei. mi sa che un'ora è proprio poca. Mi sa che un'ora è proprio poca per fare tutto quello che volevo fare io. Mi sono persa l'arcano del matto. Ah, eccolo qua. Eccolo qua. Questo è il matto per Germana. Quindi andare. Prendi tutte le tue energie e inizia un nuovo viaggio, una nuova avventura per una destinazione magari che non hai mai fino adesso considerato. Ok, Katia Damiani, 4, sei l'imperatore quest'anno, ma come arcano crescita dell'anno 2021 o come tarocco nascita, comunque sia, l'imperatore è questo e se per quanto riguarda se fosse insomma l'arcano per l'anno 2021, ti dico che per te sarà un anno di grande stabilità. Un anno in cui dovrai sicuramente metterai ancora di più, diciamo, bene bene le basi per, diciamo, come dire, costruire ancora di più la tua stabilità. L'imperatore è sempre quella figura stabile, no? Delle lame, chi cerca proprio di dare una bella, come dire, quadratura alla propria vita, no? L'imperatore è colui che nel regno detta le leggi. E quindi sarai padrona del tuo regno, sarai imperatore nel tuo regno, diciamo, volto alla ricerca e alla stabilità. Sarà un anno di costruzione della tua stabilità, sicuramente. Invece per Stella Pileci o Pileci 13, beh, 13 stelle è l'arcano della morte, è l'arcano senza nome, come riferito da Jodorowsky. Eccolo qui, non deve far paura questo arcano, perché la morte è soltanto una premessa di rinascita. Sicuramente sarà un anno il tuo di grande dissoluzione. Sarà un anno in cui dovrai quasi, diciamo, ripulire, dovrai chiudere tanti cicli, dovrai magari chiudere tante situazioni per poter accogliere il nuovo, quindi sarà un anno di grandi, diciamo, come posso dire, come anche nel, guardate, guarda Stella, come anche nell'arcano 13, diciamo, imbraccia una falce, con la quale va addirittura anche a tagliare le teste a un imperatore, un'imperatrice, una regina, quindi non si fa scrupolo di niente, di nessuno la morte, perché sono processi necessari, no? Sono processi necessari per poter poi procedere e accogliere il nuovo. Quindi un anno di grandi, diciamo, rivoluzioni in questo senso per te. Tiziana, 10 per te è la ruota della fortuna. È un anno di grandi svolte, è un arcano molto positivo.
Quindi questa, la ruota della fortuna, è un anno in cui ci saranno tanti cambiamenti, sicuramente, in positivo, assolutamente. La ruota gira, come si suol dire, e quindi sarà un anno che ti vedrà magari qui, in testa alla ruota, dopo aver, vedete, la ruota è il ciclo della vita che ci vede in varie fasi, nella fase discendente e poi ascendente, fino ad arrivare qui al comando della nostra vita, quindi un anno che ti vedrà sicuramente, carissima Tiziana, come tutti coloro che hanno il 10, no, la ruota di fortuna come arcano personale di crescita per il 2021, un anno diciamo molto molto fortunato, di grandi anche qui di svolte. Va bene, che ne dite se facciamo qualche esercizio? Se facciamo qualche esercizio insieme, magari invito qualcuno a venire con me in diretta, perché vi volevo praticamente, vi volevo consegnare, no? Intanto cominciate, preparate una domanda, impariamo, vi ricordate, abbiamo parlato di come fare, preparare la domanda, no? Di come porre la domanda ai tarocchi, quindi come, cominciare con il come. Cosa posso fare? Come evolverà per esempio una data situazione, no? Quindi cerchiamo di allenarci proprio nella comprensione degli enigmi simbolici dei tarocchi, no? Cerchiamo di allenare la nostra immaginazione per poterla rendere più elastica, più fluida. E quindi, chi vuole venire con me a divinare in diretta? Allora, l'otto Rosalba come arcano personale di crescita e la giustizia. Sarà un anno in cui sicuramente l'ordine, l'armonia e l'equilibrio la farà da padrona. Se hai delle vertenze giudiziarie in corso, saranno praticamente concluse, oppure dovrai guardare, mettere a posto tutto ciò che è burocratico, tutto ciò che riguarda, sai, tutte quelle noie legali. Quindi sarà un anno dove vorrai mettere i conti a posto, insomma, anche dal punto di vista burocratico. Un anno all'insegna della ricerca dell'equilibrio, proprio come la giustizia, che in una mano ha la bilancia, nell'altro c'ha la spada, quindi taglia e pesa. Per cui assolutamente questo per chi ha l'otto, che è l'arcano giustizia, ok? Attenzione però a non divenire troppo rigidi, perché la giustizia porta questo nel suo lato, diciamo, ombra. Si rischia di restare un po' troppo rigidi nel pesare e tagliare le situazioni. Mettere ordine, armonia, equilibrio, sì, però sempre con un certo grado, diciamo, di anche di flessibilità, ecco. Bene, allora vediamo un po'. Allora, chi vuole venire a divinare con, vi volevo dare la stesa della croce, che è una stesa a quattro carte. Ho preparato uno schema che non so se vedete, cioè mettete la prima carta alla vostra sinistra, la seconda carta alla vostra destra, la terza carta in alto, la quarta carta in basso e la quinta carta è la somma teosofica di tutte e quattro e vi volevo spiegare a che cosa corrispondono queste posizioni. Rosalba, ti torna la giustizia? Bene, sono contenta, sicuramente sarà così. Quindi, se avete i tarocchi con voi e volete, diciamo, esercitarvi, potete farlo con questa stesa della croce, che non è la croce celtica a 10 carte, ma è la croce a 4 più la quinta carta, che è quella centrale, come vi ho detto. E quindi la prima carta, come vi ho fatto vedere, la prima carta che metterete, eccola qui, alla vostra sinistra, indica l'affermazione, cioè tutto ciò che è a favore. Sì, faccio rivedere le posizioni, Roberta. Allora, indico anche con la penna, quindi aspetta qua. Quindi la prima carta alla nostra sinistra e indica
fondamentalmente è tutto ciò che è a favore della situazione che chiediamo. La seconda carta è a sinistra, a destra, scusatemi, e rappresenta invece tutto ciò che è contro, la negazione. La terza carta in alto rappresenta la discussione del problema. La quarta carta in basso è la decisione, la soluzione, insomma, la domanda. E la quinta carta, che è al centro, che è la somma teosofica, va bene? Cioè bisogna fare il numero portato da questo arcano, più questo, più questo, più questo, e poi ridotto ad arcano, ci dà la quinta carta, ok? Che va al centro della sintesi, ok? Ed è praticamente tutto ciò che ha importanza capitale, da cui tutto dipende in questa situazione. Va bene, quindi magari se avete qualche domanda che volete porre alle carte, venite con me in diretta e ci alleniamo insieme, vi aiuto io a divinare su qualche situazione. Vediamo. Allora, patti. Prego Roberta, prego. Patti ci dice: volevo sapere, andrà a buon fine il mio lavoro fatto finora? Andrà a buon fine il mio lavoro? Allora, Patti, i tarocchi non rispondono ad una domanda dove come la risposta è un sì o un no. Va bene, questo l'ho spiegato in un'altra mia live. Noi possiamo chiedere ai tarocchi suggerimenti, consigli, aiuti, no? Su cosa possiamo fare. Quindi tu puoi chiedere, Patti, ecco il modo di porre giustamente la domanda: cosa puoi fare perché il tuo lavoro fatto, cioè il lavoro che fai adesso, possa continuare? Cosa puoi sapere, cosa puoi fare, come andrà, come si evolverà al limite, ok? Ma nessuno vuole venire a divinare, e allora farò qualche stesa per qualcuno che me lo ha chiesto in questi pochi manciata di minuti che sono avanzati. Quindi bene, allora Paola Cattaneo: il mio rapporto di coppia come evolverà? 4 marzo 61, tu. Ok ragazze, però io vi voglio raccomandare, comprate un mazzo di tarocchi, perché veramente è bellissimo non dover necessariamente dipendere dagli altri nella lettura, cioè rendersi come dire indipendenti, autonomi nell'uso di questo fantastico strumento che io sto cercando di farvi conoscere e di insegnare anche ad usare, perché no, in maniera del tutto spontanea e insomma ovviamente gratuita. Va bene, quindi allora vediamo un po'. Va bene, allora leggo per Paola Cattaneo: 4 marzo 61, il tuo rapporto di coppia come evolverà? Paola Cattaneo, 4 marzo 61, andiamo. Paola Cattaneo, 4 marzo 61, come evolverà il suo rapporto di coppia? Ma Paola, guarda, sembra che siete ad una svolta importante. Sembra che la ruota della fortuna, come a fondo mazzo, mi indica che ci sarà una svolta sicuramente nel vostro rapporto, e il sole, veramente bellissimo, mi fa vedere che sicuramente farete un progetto importante insieme. Ok, io te lo auguro. E è stata un'eccezione questa addirittura, perché io vi voglio con me divinare, assolutamente. Ecco, bene, allora, la coraggiosa, forza, forza, sto aggiungendo di partecipazione. Vediamo un po' se arriva. Paola, puoi farmi sapere, Paola? Mi
Ecco. Ciao Ciao. Jesse. Ciao, ormai siamo quasi una coppia, tra virgolette, no? Chiara, ciao. Allora, di che cosa vuoi chiedere? Come vuoi divinare questa sera? Con quale stesa? Con la 3 o a 5 carte? Forza. Cinque, A andiamo, 5. puntiamo in alto. E allora, sì, ma tu hai i tarocchi con te, vuoi fare tu, ti Io ho aiuto, ecco, questi, ok? però se posso approfittare, ti Ma ringrazio. no, sì, però puoi anche farla tu la stesa e poi magari io ti aiuto nella divinazione, no? Perché l'intento del nostro incontro è questo, insomma. Io non voglio fare. È vero che ho fatto una lettura Certo, prima a certo, certo. Paola Cattaneo. Prego Paola, Però prego non Paola. riesco, siccome ho il telefono in mano, non riesco a mescolare i tarocchi e quindi Ok. non Va saprei come bene, dai, mettermi. Sonia. Allora, dai, dimmi, la faccio io la stesa. Forza, dimmi, dai. Ok, Dimmi. io Dimmi. sto lavorando su un grande progetto mio personale grandissimo Sì. che ti dirò magari in privato se ci Va sarà bene. l'occasione. Certo, quando Quindi, vuoi. ecco, grazie. Quindi ho proprio un desiderio grandissimo di sapere come evolverà questa cosa. Senti, la tua data di nascita? 2/12/65. Sonia, vero? Sì. Allora, come evolverà il progetto Sì. di Sonia 2265? Allora, vediamo un po'. Rullo di tamburi. Rullo di tamburi. Facciamo. Ah, benissimo. Già ti dico che andrà molto bene. Allora, facciamo la somma teosofica insieme. E che poi dopo, che Sì. Ok. mercoledì del prossimo mese, vi interrogo sulla somma teosofica. Vediamo. Allora, 15 più 3, 18, più 2, 20, più 19, 39. Ok, 39, quindi 3 più 9, ok, 12. Oh, la sintesi è l'appeso. Quindi cosa mi fa vedere? Allora, a tuo favore c'hai una bella creatività del diavolo, la passione che ci stai mettendo in questo progetto. Va bene, assolutamente. Ciò che non devi fare è, come dire, forse perdere troppo tempo a creare, cioè perderti nei fronzoli, ecco, perché ti è contro l'imperatrice, quindi ciò che proprio non va guardato, ciò che non va proprio seguito, ciò che non va proprio fatto, sono le energie dell'imperatrice, quindi sai, perdersi nelle chiacchiere, aggiungo io, troppa creatività magari, cioè è più il fare, ok? In discussione c'è la papessa, quindi comunque ciò che ti invita a guardare è anche una buona programmazione, progettazione, ok? E in sintesi, scusami, in sentenza abbiamo il sole, che è veramente è perfetto, ok, te lo faccio vedere, quindi è una bella realizzazione, però la sintesi è l'appeso. A me mi viene da dirti, così veramente al volo, che per far sì che questo progetto vada bene in porto, devi fare le cose guardandole da prospettive diverse. Cioè, questo è un progetto che ha bisogno di essere proprio, come dire, seguito con una visuale non convenzionale. Ecco, diciamo così. Questo è veramente il punto clou. Del tuo progetto. Non è un progetto comune, sicuramente, ok, io non lo conosco, però sento che non è un progetto comune che ha bisogno, va bene, di essere coltivato
curato, progettato, organizzato con delle energie non comuni. E comunque non sarà nell'immediato, se proprio vogliamo guardare dei tempi, sarà sicuramente in una stagione calda, tempo di realizzazione del progetto, perché poi guarderemo anche i tempi di realizzazione nei tarocchi. Va bene, cara? Io ti saluto. Ok, Ciao, tanti un auguri. bacio, grazie, Ciao. ciao Agnese, grazie, Ciao. ciao.